Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati con un nuovo video con la serie sull'SPDFR con la Guardia di Finanza. Oggi siamo in veste finanziaria scelto io, mentre il capo pattuglia oggi di appuntato scelto. Come mezzo oggi, ragazzi, abbiamo Giulia e Giulietta. Non abbiamo dei fissi sulla Giulietta, ragazzi. Già avevo previsto di usare la Giulietta, quindi appunto utilizzeremo questo mezzo oggi. Facciamo salire il capo pattuglia. E nulla ragazzi, la prima attività di oggi sarà fare un posto di blocco. Togliamoci le chiamate. Anzi, andiamo a fare sta chiamata e poi facciamo il posto di blocco, ragazzi. Almeno andiamo a vedere subito. Questa è una rapina, no? Quindi, pattuglia 20Y. Sì, dirigiamoci immediatamente sul posto. Sempre qua che vengono a fare rapine. Intanto pistola e richiediamo backup adesso. Tre pattuglie richiesto. Aspettiamo che arrivano ragazzi, che da soli non mi sembra il caso di agire. Eccoli là. Aia. Ok ragazzi, meno uno, meno due, perfetto. Via. Mica hanno fatto di male. Due. No, perché sono andato qua? Almeno un paio di ambulanze, per favore, è veloce. Pure l'hanno titolato, il poliziotto in borghese sta. Ok, allora intanto noi facciamo così. Il veicolo è stato danneggiato leggermente al vetro, andremo a cambiare fra poco. Intanto noi ci medichiamo. Perfetto. E visto che questo veicolo qui lo dobbiamo cambiare, ci prendiamo da qui la Beretta. Ok, eccola qua. Direi ottimo. Dentro hanno mica rianimato qualcuno? No, nessuno addirittura. Perfetto, quindi richiamiamo il coroner. Poi ce ne possiamo andare, non i coroner sono colleghi, sono ufficiali di polizia, quindi ce ne possiamo anche andare. Ok, richiamiamo il coroner, ottimo. Tutte le ambulanze se ne possono andare. E noi anche. Visto che i coroner stanno praticamente per arrivare. Anzi, sono arrivati. Collega, andiamo a cambiare il veicolo. Ok, fate manovra. Io me ne vado. Andiamo in centrale, ragazzi. E andiamo a cambiare il veicolo. Ci vediamo direttamente col veicolo cambiato. Ok, ragazzi, ho ripreso il veicolo. Come vedete, immacolato. Perfetto. E possiamo procedere al posto di blocco. Comunque ragazzi, ho trovato questo posto per il posto di blocco, quindi direi che è perfetto. Quindi lampeggianti fissi e apriamo il bagagliaio, cofano. Perfetto. La paletta, non ce l'ho. Ok, prendiamola un attimo. Perfetto, ecco qui. E collega con la Beretta. Ottimo, anche se dovrebbe stare con la PM12. Va bene, fa niente. Allora, noi adesso facciamo così. Perfetto, traffico rallentato, così almeno posso fermare le persone. Fermiamo sta Mini Cooper. Fermo. Va bene, si è messo un po' male, però facciamo andare bene. Buongiorno, salve, mi dia tutti i documenti del veicolo. Grazie. Attenzione, patente scaduta, anche immatricolazione, diciamo la registrazione.
Quindi registrazione e patente sono scadute. Mi può dare anche un documento del passeggero per cortesia? Che sta fumando in macchina? Vabbè. George Smith ha il porto d'armi. No, ok. Ha bevuto per caso, signore? Da dove vieni? Dove sei diretto? Bruh. Sono da casa del mio amico. Ok. Sai che la tua patente è scaduta? Lo so, ma questa cosa mi piace perché nella foto sembro Joe. Mi spieghi che scusa è? Sai che la tua registrazione è scaduta? Lo rinnovo subito. Guardi. Solo per questa volta, eh. Le faccio la sanzione amministrativa per quanto riguarda la... per quanto riguarda la... come si dice? La patente. Però lei ha sia l'assicurazione sia la patente, signore. Quindi deve scendere anche il passeggero per cortesia. Purtroppo lei non è che ha soltanto l'assicurazione, ma c'è anche la patente. Quindi, come appunto già ribadito, le devo portare via il veicolo. Per lei le chiamo un taxi. Anche per il suo amico chiama un taxi. Perfetto. Perfetto, ragazzi, il taxi per il guidatore è arrivato anche per il passeggero, benissimo. Nel frattempo noi possiamo anche procedere a una perquisizione, vediamo un pochino cosa troviamo. Una pistola però potrebbe essere di quello lì. Di quello lì che appunto aveva il permesso per le armi, quindi non gli metto sanzioni. Allora. Il numero della targa. Ok, l'abbiamo salvato, se almeno ce l'abbiamo già nel computer. Ok, allora. James Carter, eccolo qua. La patente è scaduta, quindi crea multa per violazioni, questo qua. Per registrazione scaduta più di 30 giorni, patente scaduta più di 30 giorni. Quindi inviamo le multe. 436 dollari. Ok. Ah, porca miseria, non gli ho dato. Vabbè, comunque lo vedrà. Gli arriverà comunque l'email. Non gli ho data la sanzione cartacea, però va bene, fa niente. Mettiamo i caratterizzi per il veicolo, ma noi fermeremo lui. Salve. Mi può seguire per cortesia? Benissimo. Allora, mi dia i documenti. Ok, tutto valido quest'altro invece. Per caso ho bevuto. Non ho mai bevuto un drink in vita mia. Ok, va bene, dai, non le faccio neanche il test alcolemico. Può andare, vada. Dobbiamo salire nel veicolo, chiaramente, è vero? Perfetto. Collega, venga qui. Chiudiamo il ercofano. E cancelliamo il controllo del traffico. Ma soprattutto rimettiamoci disponibili per le chiamate. Così almeno arriva una chiamata, rispondiamo. E poi possiamo anche concludere qua l'episodio. Magari nel prossimo faremo, non lo so, attività investigativa. Faremo un po' di lavoro di ufficio. Non lo so. Vedremo appunto nel prossimo episodio stesso. Ragazzi, abbiamo una richiesta del trasporto di un prigioniero sostanzialmente. Va bene, compito non adatto assai alla GDF, però ci dirigiamo comunque sul posto. In sirena perché quando fate i camionisti non mi sentono, non mi vedono neanche con i lampeggianti accesi. Quindi accendiamo la sirena appunto. No, proprio un collega della finanza, perfetto. Perfetto. Allora, andiamo dal collega. Collega, buonasera. Grazie per essere venuto sostanzialmente.
Abbiamo for Dewey. Dewey non so cosa sia. Ok, venga qui. Ma parla sempre la stessa persona, quella di prima. Allora, signore, sta fermo. Sta fermo. Signore, dove, do, cosa vuole fare? Dove vuole andare? Mi scusi, ma perché quello non funziona lo stop the pet? Ok, finalmente l'ho preso, ragazzi. Stavo cercando addirittura di scappare. Non ne vedo il motivo. Comunque, lei venga qui. Che adesso la volta mincella. Perfetto. Pericolo se la vede il collega, credo. Mi scusi. E noi ce ne possiamo anche andare. Quindi, via. No, ho sbagliato. Volevo premere 0. Benissimo, andiamo. Ehi, perché la porta non si chiude? Perfetto. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Che cosa è successo qua? Guarda quello. No, non me ne posso andare per di qua. Devo andare da un'altra parte. Di qua non mi muoverei mai più. Quindi andiamocene di qua. Il collega ha creato un casino, ha creato. Noi ci andiamo per di qua. Ok, perfetto. Abbiamo aggirato il problema. Abbiamo letteralmente aggirato il problema. Quindi ora abbiamo la strada tutta libera. Quindi ci possiamo appunto dirigere senza problemi in centrale. Eccoci qua. Spegniamo le sirene. Giriamoci. Ragazzi, ce lo porteremo noi. Attenzione, già ci troviamo qui. Perfetto, mettiamolo qui. Arrivederci. Stavo dando i colleghi poi a togliere le manette, ragazzi, è tutto. Arrivederci, colleghi, arrivederci. Andiamo. Perfetto, ragazzi. Ottimo. Quindi, io direi che questo video si possa concludere qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanella. Noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Come sempre, ciao!